Allora, ciao a tutti da Giovanni. Oggi vi faccio vedere come hanno attecchito, penso, alcuni talei di fico, sia neri che bianchi. Qua come potete vedere ci sono le foglioline. Qua c'è anche un fico, vedete, sono spontanei. Poi potassi così vengono bene, poi li metto nei vasi. Questo è stato verso gennaio, fine di gennaio, inizio febbraio del 2015, mentre che potavo l'albero di fico. Poi vi faccio vedere, li ho messi qua, come ogni anno li faccio. Allora, questo qua è un innesto che ho fatto 2 anni fa, una rama di fico bianco, che questo qua vi ho detto, lo metterebbe, quindi è stato una rama di fico nero, come potete vedere. Questa procedura l'ho fatta. L'ho fatto sempre a febbraio, all'inizio di marzo. Quindi fa stacco, gli ho messo una rana di fico nero. In già 2 anni vedete come ha preso la vegetazione. L'anno scorso ha fatto qualche fico, quindi ora ci sono anche delle fico. Vedete il sole, mi si vede anche bene. Vedete. E questo qua è questo è quello bianco, come potete vedere. Poi vi faccio vedere un po' tutto, c'è la controluce del sole. Come dicevo, questo qua è quello innestato, una rana di fico nero. E questo è quello bianco. Vi faccio vedere così, almeno. E questo è il fico bianco. Questo innesto l'ho fatto febbraio, inizio marzo. Ho fatto un innesto a spacco, c'era questa rana di fico bianco, l'ho tagliata. Ho fatto un innesto a spacco, mi ho messo questa mazza di fico nero. E come potete vedere, attecchito magnificamente. Quest'anno vediamo se mi posso mangiare questo fico nero e quello bianco. Scusate se si vede un pochettino contro luce. Allora, adesso c'è una bella panoramica delle mie taglie che ho fatto quest'anno a febbraio, inizio di febbraio. E come potete vedere, mi sembra che sono attecchiti, perché la maggior parte del fico, quando viene viene con le talee, la maggior parte attecchisce sempre.
e come potete vedere che sono tutti quanti attecchiti rami, questi da là. Poi pesce. Spero che questo video vi piaccia. Un grande saluto da Giovanni. Alla prossima. Ciao ciao.